Favole al telefono. Sette. La giostra di Cesenatico. Una volta Cesenatico, in riva al mare, capitò una giostra. Aveva in tutto 6 cavalli di legno e 6 jeep rosse, un po' stinte per i bambini di gusti un po' più moderni. L'ometto che la spingeva a forza di braccia era piccolo, magro, scuro e aveva la faccia di uno che mangia un giorno sì e 2 no. Insomma, non era certo una gran giostra, ma ai bambini doveva parere fatta di cioccolato, perché le stavano sempre intorno in ammirazione e facevano capricci per salire. «Cosa avrà questa giostra? Il miele?» si dicevano le mamme. E proponevano ai bambini: «Andiamo, andiamo a vedere i delfini nel canale! Andiamo, andiamo a sederci in quel caffè coi divanetti ad ondolo!» Niente, i bambini volevano la giostra. Una sera, un vecchio signore, dopo aver messo il nipote in una jeep, salì lui pure sulla giostra e montò in sella un cavalluccio di legno. Ci stava scomodo perché aveva le gambe lunghe e i piedi gli toccavano terra. Rideva. Ma appena l'ometto cominciò a far girare la giostra, che meraviglia! Il vecchio signore si trovò in un attimo all'altezza del grattacielo di Cesenatico. E il suo cavalluccio galoppava nell'aria, puntando dritto il muso verso le nuvole. Guardò giù e vide tutta la Romagna, e poi tutta l'Italia, e poi la terra intera che si allontanava sotto gli zoccoli del cavalluccio. E ben presto fu anche lei una piccola giostra azzurra che girava, girava, mostrando uno dopo l'altro i continenti e gli oceani, disegnati come su una carta geografica. «Ma dove andremo?» si domandò il vecchio signore. In quel momento gli passò davanti il nipotino, al volante di una vecchia jeep rossa un po' stinta, trasformata in un veicolo spaziale. E dietro a lui, in fila, tutti gli altri bambini, tranquilli e sicuri sulla loro orbita come tanti satelliti artificiali. L'omino della giostra chissà dov'era ormai, però si sentiva ancora il disco che suonava un brutto cia-cia-cia. Ogni giro di giostra durava un disco intero. «Allora il trucco c'era», si disse il vecchio signore. «Quell'ometto deve essere uno stregone». E pensò anche: se nel tempo di un disco faremo un giro intero della Terra, batteremo il record di Gagarin. Ora la carovana spaziale sorvolava l'Oceano Pacifico con tutte le sue isolette, l'Australia coi canguri che spiccavano salti, il Polo Sud dove milioni di pinguini stavano col naso per aria. Ma non ci fu il tempo di contarli. Al loro posto già gli indiani d'America facevano segnali col fumo. Ed ecco i grattacieli di New York, ed ecco un solo grattacielo, ed era quello di Cesenatico. Il disco era finito. Il vecchio signore si guardò intorno, stupito. Era di nuovo sulla vecchia, pacifica giostra in riva all'Adriatico. L'ometto scuro e magro la stava frenando dolcemente, senza scorta. Il vecchio signore scese un po' traballando. «Senta, senta lei», disse all'ometto. Ma quello non aveva tempo di dargli retta. Altri bambini avevano occupato i cavalli e le jeep. La giostra ripartiva per un altro giro del mondo. «Dica», ripeté il vecchio signore un po' stizzito. L'ometto non lo guardò nemmeno. Spingeva la giostra. Si vedevano passare in tondo le facce allegre dei bambini che cercavano quelle dei loro genitori, ferme in cerchio, tutte con un sorriso di incoraggiamento sulle labbra. Uno stregone con l'ometto da 2 soldi, una giostra magica, quella buffa macchina traballante al suono di un brutto cia-cia-cia. «Via», concluse il vecchio, «è meglio che non ne parli a nessuno. Forse riderebbero alle mie spalle e mi direbbero: non sa che alla sua età è pericoloso andare in giostra perché vengono le vertigini?»